Testaccio, un breve colle sormontato da una croce, un mucchio di cocci d'anfora ammassati nei secoli dai romani antichi. Testaccio, un quartiere di Roma. Nel Medioevo qui gli animali venivano aizzati dalla plebe nelle corride. Ma vi vengono sospinti per il mercato del bestiame, per il macello. Casupole, botteghe che ricordano antichi mestieri, grotte fresche e odorose di vino, si annidano e si aprono ancora ai piedi del Monte di Cocci come un tempo. Mattina mercanti, sersani, macellai, trasportatori di carni e di bestiame si danno convegno. È un continuo incrociarsi di grida, di richiami in dialetti diversi. Si può dire che quasi tutte le regioni vi sono rappresentate. No, ma che per chiedere la bestia buona non si trova mica. La mirata le sono già pulite. Vabbè. Se ci breo. Alberto! Ordina un caffè. E metti un altro po', va, che ti fa male, tuo problema. Antonio, che fa? Di buon mattino, Emilia la Cavallara, al suo solito posto, al caffè, inizia i suoi traffici tra una boccata di Toscano e un bicchiere. I mercanti incominciano a contrattare. Qui nella vecchia Roma c'è ancora chi viene a comprare una coppia di buoi o di un cavallo come alla fiera di un paese. Come nelle fiere di provincia, questo è ancora il luogo dove l'affare si conclude senza notaio e carta bollata, secondo le regole di un antico rituale di cui il mediatore è l'ufficiale. Il cavallo di vita, quello che scampa al macello prima di lasciare il mercato, viene condotto dal maniscalco ai piedi del colle. Monte Testaccio, selvaggio far west per i bimbi del quartiere che trovano sulle sue ripide valse il terreno ideale per i loro giochi, per vivere le loro infantili avventure. Monte dei Cocci, facile terreno di ricerca archeologica, offre sempre allo studioso o al cicerone che vi accompagna i turisti il piacere del ritrovamento di un frammento di anfora antica. Testaccio, un cimitero ai piedi del colle. Ultima romantica dimora di tanti amanti di Roma, giunti da contrade diverse, che qui vollero dormire il loro ultimo sonno. All'ombra di questo colle e della piramide di Caio Cesti. Cimitero, un tempo riservato alla sepoltura di quegli stranieri che, secondo la legislazione dello Stato Pontificio, non potevano essere, dopo morti, inumati in terra benedetta, perché non cattolici. La prima persona di cui si ha notizia, e qui trovò l'estrema pace, fu un giovane gentiluomo inglese, studente di Oxford, di nome Langton, morto a Roma a 25 anni nel 1738. Da allora molti suoi compatrioti lo raggiunsero, famosi e oscuri. E il cimitero che si andava formando fu detto dal popolo romano il cimitero degli inglesi.
considerato uno dei più suggestivi del mondo e meta di visitatori di ogni paese. All'ombra dei cipressi e dei pigmei. Gli inglesi e tedeschi sono i più illustri e numerosi, scrittori, pittori, poeti, amanti del bello e della classicità, o gentili fanciulle come Rosa Bathurst, rapita dai gorghi del Tevere in piena mentre galoppava lungo le sue sponde. Non mancano però uomini e donne e fanciulli d'altre nazioni, scandinavi, americani, russi e perfino cinesi e giapponesi, tutti accomunati dalla morte e dall'amore per Roma. E ai congiunti stranieri, anche qualche italiano che ha trovato sepoltura, come Antonio Labriola, Antonio Gramsci e Bruno Barilli, sepolto accanto alla figlia Milena, gentile pittrice. Ma le sepolture che più richiamano il visitatore di ogni paese sono quelle dei due grandi poeti inglesi dell'Ottocento, Keats e Shelley. Vedere il luogo dove sarebbe stato sepolto, e sentendo che le violette e le margherite, gli anelli, già gli pareva di sentire i fiori crescergli sopra. Qui giace uno di nome sull'acqua, la sua lapide, il pittore Severn, che oggi gli dorme accanto. C'è sempre un'anima gentile, un fiore sulla fiore generi del cuore di noi, e ogni primavera vede rifiorire sui poeti dell'amore e del sentimento le viole e i tetti di romantici. Le carni degli animali santificati per il movimento trovano una prima esplorazione gastronomica sulle mense preparate per i loro stessi pestaggio. Dove ancora capaci di con le ricette dell'autentica vecchia cucina romanesca. La pagliata, pippa la romana, al fresco dei castelli, stillato dalle botti custodite con i delle cantine aperte nel mondo. Dopo aver studiato a mezzogiorno la voracità dei mercanti e dei magistrati, sera tentano i dati dei forestieri, ma il sapore vero, genuino di queste pietanze plebee, di torpedoni, si rivela a coloro che hanno spirituale il gusto di questa città.